siamo qui nella magnifica casa di Eleonora Altamore e io sono in veste di... darò dei doni. Bene, quindi più tardi ci sarà terra, con... certo, perché c'è anche una lotteria, ci sono dei premi stupendi. Eleonora Altamore, ti ringrazio Eleonora di questa serata che si preannuncia già meravigliosa, visto tutto a doppi, borse meravigliose che certamente meritano di essere comprate per Natale. Grazie, e tra poco vedrete anche gli abiti. Bene, allora dopo. Buonasera. Buonasera Maria Rosario. Ma che piacere di vederti. Il piacere è mio che ti rivedo qui. Bellissimo. Nella splendida dimora della contessa Altamore. Ma tu hai una miss meravigliosa. Ah, figurati. Degno stile d'annunziano, come sì. Del resto tu hai sei... Hai scoperto un mio altarino, certo. Quasi segreto. Tu sei un cultore del grande d'annunzio e studioso. Studioso. Ecco, quindi avrò l'onore poi di farmi una bella foto con te questa sera. Anche tre, quattro, anche cinque. Ti piace questa casa? C'è allegria, creatività. Riflette perfettamente la personalità di Eleonora. Hai visto tutte le borse? Difficile stabilire quale sia la più bella tra tutte Beh, le sue soprattutto borse. Soprattutto la meno cara. Veramente non è facile trovare qui degli uomini tutti in una volta. Maria Rosaria, pure tu frequenti poco, per un pochino di più. Eleganti, raffinati. Grazie. Grazie. Grazie, ma tu sei comunque bellissima, guarda. Tu sei molto bella, sei bellissima. Vorrei farmi una foto con voi tre. Qui siamo altissime. Allora, cosa dite? Siamo felici. Siamo felici di essere qui tra donne, perché le donne hanno una marcia in più. E le donne quello che fanno, lo fanno sempre col cuore e fanno 100.000 cose tutte insieme e tutte bene. Ciao, quanto sei bella! Aspetta! Bianco, rossa e verde! Naturalmente, Altamore! Naturalmente! Anche abito Altamore? Assolutamente sì! Bellissima, notevole. D'Annunzio approverebbe. Luigi, questa sera ti ho un po' trascurato, adesso bisogna recuperare. Evviva. Cosa pensi di questa serata? Meravigliosa serata, clima che si sta surriscaldando con un ottimo drink. Ne vedremo delle belle e ne gusteremo. Le belle le abbiamo già viste. Manca quella che è dietro la telecamera, che è la più bella, eh? Ma io mi nascondo, notate, notate che eleganza, il bastone, le scarpe. E Maria Rosaria San Giulio, cosa voler di più dalla vita? Certo, e ti do anche un bacetto. Grazie per la tua immensa simpatia. Per la tua bellezza e la tua raffinazione. Beato tra tante donne. Beato tra le donne. Aspetta che mi metto proprio il beato. Aspetta che ci avevo il telefono. Ma chi sta meglio? Oh, vabbè, tieni il telefono. Chi sta meglio di noi? Ma certo questa casa di Eleonora diventa veramente è bella. Di belle cose eleganti, vero. Di abiti meravigliosi, e gente simpatica. Ti presento Ivonetta Barbosa, nota stilista brasiliana che lavora qui in Italia e
una donna di successo e di grande classe. Grazie, grazie mille. Sono qui da 15 anni e quindi ho iniziato, vabbè, io già facevo questa attività in Brasile e qui ho fatto tutti i corsi di alta sartoria e sì, ho fatto già alcune sfilate e adesso tra poco apro la mia attività. Non ero mai stata in questa bellissima dimora, la dimora L'Amore è piena d'amore, devo dire, questo posto è pieno d'amore, per me è stata una bella sorpresa, l'avevo visto soltanto in foto, forse la maggior parte di voi lo conosce già questo posto, mi viene da pensare, insomma, è un'atmosfera felliniana, direi. Eleonora, ecco la nostra Eleonora. Sembra che da un momento all'altro debbano venire fuori gli elfi e le fate. Non so se a voi dà la stessa impressione, a me sì. Devo dire grazie alla nostra Eleonora, perché è sempre una grande organizzatrice, ogni suo evento è un evento, eccola qui. Le scorse edizioni ha sempre devoluto l'incasso ad altre, no? Esatto, sia la Croce Rossa che la Fondazione Boccadama, la stessa ANT. Quest'anno appunto l'incasso sarà devoluto all'ANT, l'Associazione Nazionale Tumori. ANT è una onlus che si muove in modo capillare in tutto il territorio italiano e per l'assistenza domiciliare ai malati di tumore. Io, come ho già detto in altre edizioni, sono stata testimone personalmente di come loro operano, avendo avuto un caso proprio nella mia famiglia, quindi da quel momento in poi mi sono presa questo impegno. Vorrei che i rappresentanti ANT venissero qui. Grazie. Dottor Marco Catena. Ringrazio anche Eleonora Altamore per la serata che da tempo insomma ci dedica. E per noi, insomma, essendo una onlus, questo è fondamentale, perché insomma gli unici modi che abbiamo per poter andare avanti con le nostre iniziative, con le nostre operazioni, sono appunto grazie alle donazioni che noi otteniamo, e insomma senza le quali non sarebbe possibile operare. Il servizio di psicologia supporta il malato, il paziente, tutta la famiglia e tutta l'equipe insieme. È previsto anche un percorso di supporto al lutto per quei pazienti che purtroppo non ce la fanno, per i familiari, e mi occupo anche di formare i volontari di cui parlava prima il dottor Catena.
malato, è tutto a posto. È tutto a posto, prendilo! Se ci dà buona, se una pressione, se va a trovare una voglia stava, gli ha cogliuto un po' da dire, chi l'ha fatta, nero, ma che... E allora... Questa smuove dell'epoca com'è. Addio mia bella Napoli, ma che ti diranno? Perderai di rapussola con turbante. Anche senza turbante la può fare la mossa. Lui senza turbante. Senza turbante. Estrazione della lotteria. Buon Natale a tutti da parte della Dinora Lamuri e Eleonora Altamore. Salutiamo Monica Paolucci che è qui con noi, la atleta campionessa del mondo di bodybuilding e gladiatrice.